con questo servizio dedicato alle straordinarie donne del vino che hanno sommelier, produttrici, ristoratrici ed hanno voluto raccogliere dei fondi molto importanti per un grande ristorante dove sono protagoniste due donne proprio e uno dei più famosi nel nostro paese, Elodia di Camarda. Insieme all'Associazione Nazionale ci siamo subito attivate per una raccolta fondi da destinare ad un'opera di ricostruzione. E il nostro pensiero chiaramente è volato alle nostre due socie del ristorante Elodia, proprio perché sono state direttamente coinvolte in questa tragedia, hanno perso parte del loro ristorante, della casa. E abbiamo pensato di dedicare a loro e di dare un contributo concreto alla ricostruzione, di dedicare questi fondi. La signora Anna Pesenti rappresenta l'ufficio stampa dell'Associazione delle Donne del Vino a livello nazionale. Sono qui stasera perché è stata molto importante. Le Donne del Vino, che è la più grossa associazione a livello europeo, si è stretta con grandissimo affetto attorno alle donne del vino, ma non solo del vino, ma tutte le donne d'Abruzzo, perché questa tragedia che ha colpito tutti, perché siamo rimasti tutti impotenti, perché davanti a questa immane tragedia che non voleva mai smettere ci ha lasciato tutti senza parole. Credo che voi avete capito l'affetto con cui tutti siamo stretti a voi, perché tutte le istituzioni, ma il mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura si è dato da fare per aiutarvi. Noi abbiamo fatto qualcosa, faremo dell'altro, ma adesso tocca a voi purtroppo dover rimettere in piedi questa bella, far tornare a splendere le bellezze di questa meravigliosa terra che è l'Abruzzo. Nadia e Vilma Moscardi, voi state vivendo un momento che insomma è decisamente nel cuore di tutti gli abruzzesi e sappiamo che il vostro settore è particolarmente colpito e tutti gli operatori stanno soffrendo e vi state dando da fare anche con molta fantasia. Adesso voi state però per ricominciare, questa è una buona notizia che diamo a tutti gli italiani, non solo agli abruzzesi. Dove vi sposterete? A Camarda, sì, dove avremo una location, cioè dei locali proprio soltanto per l'Elodia Ristorante. E anche se anche lì abbiamo avuto dei piccoli danni, però comunque a breve li sistemeremo e ripartiremo, perché insomma vogliamo anche dare questo messaggio, quello che la situazione sarà difficilissima da affrontare, però adesso bisogna comunque ripartire, ricominciare ecco, a vivere, a lavorare. In qualche modo è scattata anche una solidarietà fra tutti gli operatori del settore della regione, è vero questo? È verissimo, anche perché in queste situazioni veramente insomma, i legami si rinforzano e quindi c'è stata molta solidarietà. Noi facciamo parte dell'associazione Qualità Abruzzo, associazione che raccoglie i 7 milioni di ristoranti abruzzesi, e fin dalle prime ore, il lunedì stesso la sera sono arrivati e insieme abbiamo dato sostentamento alla popolazione di Camarda, che in quel momento ancora non arrivavano gli aiuti della protezione civile. Comunque anche adesso qualcosa state facendo, non è che state ferme completamente? No, abbiamo fatto un evento a cantine aperte a Valle Reale. Abbiamo fatto due serate, un pranzo light, abbiamo fatto una manifestazione al Gambero Rosso a Roma, poi avremo i primi di luglio una serata per la manifestazione Calalenta, e quindi insomma stiamo cercando, ecco, visto che il ristorante non è agibile, di comunque muoverci, anche perché insomma quindi bisogna... Avete capovolto, sì. Anziché in attesa che arrivino da voi, vi spostate andiamo voi dagli altri. Sì, andiamo noi incontro al cliente. Questo è anche un invito a contattarvi, giusto? Sì, speriamo. Federica Morricone, già delegata delle Donne del Vino, è una cosa che ha fatto bene anche a voi come associazione? È una cosa che a noi ha fatto tantissimo bene, noi l'abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre professato, il vino è anche e soprattutto amicizia, il vino è unione e questa sera ne è proprio un esempio, l'unione di tutte le donne, delle viproduttrici, delle sommelier, delle ristoratrici di tutta Italia, vicine all'Abruzzo, vicine alle nostre socie, è un esempio che noi qui in Abruzzo perseguiremo, perché ecco, la forza della donna, donne insieme, con il vino e per il vino.